Con usato spazio informativo breve, con le nostre breaking news, parliamo di una importante azienda casentinese, quella che è la manifattura del Casentino, che ha reso celebre il panno del Casentino in tutto il mondo. Una delegazione regionale si è recata in visita a questa manifattura del Casentino e i rappresentanti sindacali si stanno dando da fare, fanno sapere che chiederanno anche al sindaco di Bibbiena la possibilità di partecipare ad un consiglio comunale aperto. Cioè, attenzione appunto per riuscire a far continuare la produzione di questa importante, caratteristica produzione appunto casentinese. A causa del clima caldo, umido, c'è una proliferazione davvero esponenziale della crescita dei funghi, nascono un po' dappertutto, però ci sono anche dei pericoli per i funghi, ci sono 3 persone intossicate che arrivano da varie zone, che sono arrivate al pronto soccorso del San Donato. È stata una nottata movimentata. Si raccomanda sempre di far controllare i funghi dal reparto micologico, che è presente comunque anche al distretto sanitario, proprio per far verificare i funghi dei quali non si è assolutamente certi. Covid e vaccini aggiornati. I vaccini Covid adattati alle nuove varianti sono arrivati, al via le prenotazioni dalla settimana prossima, saranno somministrati essenzialmente per i richiami, per le dosi booster. È tutto per le breaking news, grazie della vostra attenzione.